E salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo tornare a parlare di una situazione veramente molto importante che ha a che fare con il mercato, perché sapete bene che il mercato continua, il mercato si rivitalizza un po' ogni tanto in questo periodo, perché insomma sicuramente gli argomenti sono quelli che sono, si parla più o meno di queste cose qua. Ma devo dire la verità, c'è da fare un discorso un po' particolare su questo ragazzo di cui noi abbiamo già parlato, di cui abbiamo già ampiamente discusso, e c'è un discorso da fare perché secondo me va fatto, nel senso è un discorso che più volte noi abbiamo già imbastito, però comunque ci sono delle novità, va bene, delle novità veramente molto importanti. Partiamo dal presupposto molto semplice: la Juventus a giugno prenderà un centrocampista. Quindi sicuramente sarà, insomma, importante capire quale profilo sarà quello giusto per quanto riguarda ovviamente la Juventus, e un profilo fra quelli che sicuramente la Juve cerca è quello del centrocampista olandese, ovviamente ragazzi, per quanto riguarda ovviamente sto parlando di Koopmeijer. Quindi Koopmeijer, ragazzi, giocatore che secondo me ha chiarito bene le cose, insomma si è capito, ma fra poco ne parliamo. Che dovete fare? Tre cose di iscrizione, solito like, solita campanellina, sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante fare questa cosa, perché altrimenti voi non ricevete le notifiche. E se vi va potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Koopmeijer, ragazzi, giocatore dell'Atalanta, 26 anni, abbiamo già parlato di lui alcune volte, però torniamo a parlarne proprio perché ci sono delle novità per quanto riguarda ovviamente ragazzi la trattativa. Ora, che la Juve debba prendere un centrocampista a giugno credo che sia palese. Il reparto della Juventus è palesemente il più debole della squadra, cioè se tu fai un'analisi della rosa della Juventus ti rendi conto che effettivamente il reparto più debole, tra virgolette, della squadra secondo me è proprio il centrocampo, perché alla fine fatti un esame su quelle che sono le situazioni all'interno della squadra e ti rendi conto che da questo punto di vista il centrocampo è il reparto di cui si ha bisogno maggiormente, diciamo, per quanto riguarda il mercato. Ora, Koopmeijer è un giocatore sicuramente di grande talento, di grande valore, ha grande tecnica, quindi è un centrocampista che, per come la vedo io, potrebbe dare un grande contributo alla squadra. Però, purtroppo, come spesso accade, il prezzo è veramente esagerato, perché l'Atalanta chiede, io vi avevo detto già, più di 40 milioni, capito? Più di 40 milioni, il che è un investimento molto pesante, un investimento fortissimo, un investimento, perdonate ragazzi l'abbassamento di voce, ma un investimento veramente incredibile, un investimento all'interno del quale una squadra come la Juventus può trovare senso, certo, però comunque bisogna anche rendersi conto che è un investimento che, fatto tutto insieme per un solo giocatore, fatto tutto insieme nel senso ovviamente per un giocatore singolo, è un investimento comunque importante. Io su Koopmeijer mi sono esposto più volte, io ho detto il giocatore vale, e secondo me se dovesse arrivare alla Juve sarebbe sicuramente una grandissima cosa, nel senso che sicuramente potrebbe arrivare qua un giocatore che ha delle qualità eccessive proprio per l'Atalanta, secondo me. Però è vero anche che noi dobbiamo cercare di comprare a prezzo giusto. Secondo me oggi un giocatore che non ha esperienza europea, che non ha avuto la capacità di decidere un torneo importante o di giocare un torneo importante e di viverlo da protagonista, un giocatore che ha delle qualità importantissime, certo, ma che comunque è rimasto lì all'Atalanta, per me più di 40 milioni non vale. Per me il prezzo giusto per Koopmeijer sarebbe 30 milioni. Sui 30 milioni si può cominciare a ragionare, si può cominciare a discutere, si può cominciare a ribadire, ma ragazzi, andando a superare i 30 milioni siamo già oltre. Ora, posso capire che si superino 30 più bonus per arrivare a un tot, quelli in relazione a quello che saranno poi i bonus, ma addirittura chiederne 40 più bonus, quindi più di 40 milioni di euro, a me sembra francamente un'esagerazione. Ma non perché lui non sia adatto, attenzione, ma perché probabilmente è un giocatore che non ha al momento la capacità di incidere in maniera pressante. Ragazzi, vedete che giocare alla Juve e giocare all'Atalanta sono due cose completamente diverse. Non è che se tu giochi alla Juventus e giochi bene all'Atalanta, allora automaticamente sarai anche bravo nel giocare alla Juventus o ti adeguerai alla Juventus. Perché la differenza c'è ed è anche tanta. Quindi vale la pena spendere, ti sto dicendo e ti sto ribadendo, più di 40 milioni per un giocatore così?
Certo, se tu fai una cessione importante. Allora, se tu mi dici a me, Matt, io utilizzo i soldi di cessioni secondarie, non ti sto parlando di cedere un giocatore importante della tua squadra, ti sto parlando di cedere giocatori secondari o in pre, quindi giocatori che tu non usi o che comunque non sono nel piano della squadra, e poi ti aiuti con quei soldi, è un altro discorso. Se tu intendi comprare il giocatore a 40 milioni, di più di 40 milioni, questo giocatore dell'Atalanta, spendendo praticamente la metà di quello che tu incasseresti a fine stagione, per me veramente follia, follia sotto tutti i punti di vista. Ma perché dico questo? Con Miners non vale 40? Certo che potrebbe valere 40, ma varrà 40 e più di 40 quando farà la differenza in un club importante. Noi non dobbiamo adeguarci a quello che è il mercato estero, perché il mercato estero è un altro discorso. Tanta gente mi dice, ma un giocatore così, quanti si vedono, quanti giocatori vedi che vengono pagati un sacco di soldi e poi sono scarsi? Il mercato è così, ma le squadre che pagano i giocatori un sacco di soldi e sono scarsi, hanno un sacco di soldi. Capite qual è il discorso? Se pagano un giocatore 40 e quell'investimento fallisce perché va male, a loro non gliene frega niente, perché tanto capirai che gliene frega a loro. Io pago il giocatore 40 milioni e tanto ne ho altri 50 pronti per l'altro giocatore. Invece noi no, noi dobbiamo stare attenti a come spendiamo, dobbiamo stare attenti a chi compriamo, dobbiamo stare attenti a chi mettiamo in squadra, perché dal momento in cui tu metti in squadra un giocatore che vale quella cifra, io mi aspetto che il giocatore faccia subito la differenza, non posso aspettare che lui s'abitui. Perciò io ti dico, forse è troppo più di 40, e sono troppi pure 40. Il prezzo onesto sarebbe 30, più bonus arriva tipo a qualche milione. Però ti voglio dire, quello è il prezzo, secondo me, attualmente, il valore di mercato di Kuhn Miners. Poi, raga, ognuno la pensa a modo suo, perdonate ancora la voce, però comunque, personalmente parlando, io trovo che ci sia un discorso molto 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 semplice da fare. Il giocatore comunque vale, non ti sto dicendo che non vale, ma a oggi ti dico che comunque l'investimento, per quello che ha fatto vedere, secondo me è eccessivo. Cioè, andando alla logica di molte persone, qualsiasi giocatore in Italia che ti fa una stagione buona vale 40 milioni. Allora adesso McKennie vale 40 milioni, perché McKennie quest'anno sta facendo una stagione impressionante. E allora, che ne so, cambiamo anche ruolo, andiamo da un altro ruolo. Ti faccio un esempio: Ildiz, che è un giocatore straordinario, ha 18 anni, vale già 100 milioni. Cioè, andando a fare, ovviamente sto esagerando, ok, non ne vale 100, Ildiz ne varrà 50-60 al momento in cui sto facendo il video, per l'età che ha, però, che se Ildiz aveva l'età di Kuhn Miners valeva 40 milioni pure lui. Cioè, dipende da tante cose. Kuhn Miners non ha 20 anni, ne ha 26, non è vecchio assolutamente, però è un giocatore che già sta nel pieno della carriera, quindi tu lo puoi prendere, ma quando lo prendi te devi rendere conto che tu devi prendere un giocatore importante. È come se io ti dicessi Szczęsny è un grandissimo portiere, oppure che ne so, ti faccio un altro esempio ridicolo, ti faccio un esempio, Modric vale, oppure che ne so, Kroos, oppure che ne so, Casemiro vale 80 milioni, poi va a vedere l'età, va a vedere quello che ha fatto. Cioè, la valutazione di un giocatore non vale, non è fatta solamente in virtù delle partite che gioca, ma è fatta in virtù di tante cose, è fatta in virtù di dove sta, di quello che fa, dell'età, di tante situazioni. Per me pagare oggi più di 40 per Kuhn Miners è uno spreco dei soldi, ma non perché a me non piace, io sono sicuro che lui viene qua e fa benissimo, ma cerchiamo di pagarlo di meno. Io questo gli sto a dire, cerchiamo di pagarlo un po' di meno, perché altrimenti, cioè, qui si rischia veramente di fare un investimento che poi si dice, sì, però abbiamo pagato il doppio del suo valore reale, perché questo farai, lo pagherai poi il doppio del suo valore. Allora, cerchiamo di rimanere coi piedi per terra, cerchiamo di rimanere un pochino orientati alla realtà delle cose, cerchiamo di rimanere un pochino calmi, e da lì poi ti puoi dedicare ad altro, ti puoi provare a comprare, perché tra l'altro non è che, dice, sai Matt, c'è un solo, ci sono anche altri giocatori in Europa che potrebbero essere presi oltre a Kuhn Miners, non è che c'è stato solo lui. Io ripeto, io trovo che lui sia bravissimo, sia veramente un ottimo giocatore, ma ha una valutazione veramente indecente. Cioè, indecente, ragazzi, indecente per quello che fa. Poi l'Atalanta, sai cos'è? L'Atalanta è una squadra strana, particolare, perché l'Atalanta chiunque te lo vede, quindi attenzione anche a quando si compra da queste squadre.
Cioè, attenzione a come si compra. Raga, vi dovete stare attenti. Vi dovete stare attenti a come si compra da questa squadra. Perché l'Atalanta è la classica squadra che te piazza il giocatore a qualsiasi prezzo. Sono bravi a vendere, va bene? Sono molto bravi nel vendere. Quindi, purtroppo, come giri, giri, come te gira, gira. Comunque è una situazione che tu te devi rendere conto, non è semplice, quindi bisogna capire innanzitutto quanto vale davvero sto giocatore, poi capire in che modo tu potresti prenderlo, perché avevamo che te do 40 milioni puliti sull'unghia, vediamo se c'è qualche cosa da dare in meno, qualcosa da qualche giocatore, cioè bisogna trovare la formula giusta per andare a comprarlo, perché comprarlo a 40 più bonus così e dire sempre di sì con la è sbagliato. È sbagliato, capisci cosa intendo? Perché non ci stiamo a comprare un Aldinho, capito qual è il discorso? Ci stiamo a comprare un giocatore normalissimo, buon giocatore, certo, ma non ci stiamo a comprare un giocatore che fa la differenza sotto tutti i punti di vista. Sì, raga, è bravo, sento, sto a dire che è bravo, ma quanti ce ne stanno bravi come Cup Miners in Europa? È vero che li paghi di più, perché purtroppo in Europa i prezzi sono più alti, è vero, ma cerchiamo di lavorare al di sotto. In modo tale che tu non puoi andare a spendere mezzo budget per un giocatore solo, capito cosa intendo dire? Tutto qua. Io stavo cercando di spiegare questo, capito? Non stavo cercando di fare chissà che cosa, ragazzi, capito? Stavo cercando semplicemente di spiegarti questo. Poi ci sono tanti giocatori, tante cose, tanti ragazzi, tanti talenti di cui uno potrebbe discutere. Però l'importante è davvero cercare di prendere questo giocatore a meno soldi possibili. Perché se tu lo prendi a prezzi spropositati, io non so veramente cosa dirti. Cioè, secondo me fai un errore grosso come una casa. Capito qual è il discorso? Prendilo al prezzo idoneo, al prezzo adeguato. E soprattutto è una cosa importante. Quindi mi raccomando, questa deve essere una cosa chiara. Fatemi sapere un pochino voi nei commenti cosa ne pensate, voglio dire, quali sono le vostre personali idee su questa cosa.